Eccoci qua, ed eccoci finalmente alle pagelle di Lecce Juventus. Che faccio adesso? Perché domani sono impegnato per lavoro. Magari qualche video di approfondimento ci scappa in macchina nel tragitto per arrivare a Bari. Allora, pagelle di Lecce Juve. Szczęsny, io direi senza voto. Che non ha fatto un intervento degno di nota. L'unico pericolo l'ha corso su quel palo lì di Hjulmand. Onestamente, troppo poco per dare un voto a Szczęsny. Quadrado, oggi gli do la sufficienza. Nel primo tempo è stato praticamente sulla falsa riga delle ultime partite. Un po' meglio, ma sempre negativo. Nel secondo tempo invece no, nulla di eccezionale, però almeno si è impegnato cioè, si faceva dare la palla, pigliava iniziativa, nulla di eccezionale per carità, però molti errori, però molte anche iniziative buone. Facendo una media, dai, gli do un 6 di incoraggiamento perché rispetto, onestamente, rispetto alle ultime partite, veramente si è visto un altro giocatore come voglia, anche come impegno e come tutto. Qualche miglioramento comunque l'abbiamo visto. Poi, Danilo, voto 6. Nessuna sbavatura, fa il suo compito, nulla di eccezionale. È oramai il leader di questa squadra. Gli do 6, sarebbe anche da 6 e mezzo, ma gli do 6 perché onestamente non. Normale amministrazione. Gatti invece gli do 6 e mezzo. E non era facile dopo la partita di mercoledì. Non era facile. Scende palla al piede, dimostra personalità, per carità, deve limare alcuni suoi eccessi, però il ragazzo, rispetto che so, anche rispetto alla sconfitta di Monza, dove ha sulla coscienza il gol di Gyökeres, è apparso in netto crescendo. Gli va data fiducia, ribadisco, la vera emergenza della Juventus è in difesa, è sulle fasce, è sulla fascia destra, quindi va bene quello che ha fatto. Alexandro invece do un bel 6 e mezzo. Primo tempo normale, secondo tempo molto positivo. Direi che si è proposto, a tratti si è rivisto il vecchio Alexandro, a tratti proprio, però si è visto. Non fa errori. Devo dire che anche lui si impegna, lotta, azzarda la giocata, qualche volta rischia di essere bestemmiato, soprattutto da me, da sottoscritto. Dai, è una buona partita quella di Alexandro. Sulle ci do 6 più. Mi è molto piaciuto nel primo tempo. Nel secondo tempo è calato, è inevitabilmente calato. Gli avrei dato 6 e mezzo, però gli do 6 più perché nel secondo tempo si è visto molto meno che nel primo. McKennie 5 e mezzo. Purtroppo McKennie o fa gol o più di 5 e mezzo non li puoi dare perché onestamente non si sì, corre avanti e dietro, ma fa solo quello. Cioè, non un pallone giocato per bene. Nel primo tempo sia lui sia l'altro, cioè, a centrocampo non mi sono piaciuti perché giocavamo sempre sulla destra, giocavamo monocorde e Kostić e Alessandro liberi sulla sinistra non venivano mai serviti. Questo a me non è piaciuto. Lui, che più e più volte è stato in condizioni di dargli la palla, tra l'altro manco l'ha fatto, impreciso come sempre, poi è uscito perché dice che in settimana ha avuto anche il raffreddore, cioè ragazzi, veramente sembriamo il policlinico, sembriamo veramente. 5 e mezzo, poi lui riesce nel primo tempo e va bene. Kostic. Qui 5
Ci do 6 meno, sarebbe più un 5 e mezzo perché oggi non mi è piaciuto assolutamente. È vero che nel primo tempo non viene servito per nulla, molte volte libero non viene servito. Però questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Che vieni tenuto in poca considerazione. Vieni tenuto poco in considerazione dai compagni di squadra. E questo vuol dire una sola cosa, che non è ancora legato nello spogliatoio. Ok? Perché altrimenti, se tu hai legato e hai affiatamento con i compagni di squadra, la palla te la passano. Non è così purtroppo per lui. Gli do 6 meno perché comunque anche lui cresce nel secondo tempo prima della sostituzione. A Miretti voglio dare 6 più. Lui, la sua partita è sulla falsa riga di Cuadrado. Molte cose buone, molti errori anche lui, però si propone, imparasse a tirare in porta, forse saremo di fronte a un altro grande ce futuro centrocampista. Comunque il voto per lui è positivo. Nel secondo tempo mi è piaciuto, anche prima della sostituzione, va bene. Veniamo ora alle dolenti note. Ah, dimenticavo Rabiot a centrocampo. Rabiot da un 6. Molto lavoro oscuro, oggi più in fase di interdizione che di costruzione. Però il ragazzo c'è, si impegna, è un altro giocatore rispetto agli anni scorsi. È veramente un altro giocatore come impegno, come personalità. È un altro giocatore. Oggi si è visto poco, ma ha fatto molto lavoro oscuro. Allegri aveva detto, questa è una partita sporca. Che bisogna vincere in un determinato modo, viste anche le necessità del momento, morali, le assenze e tutto il resto. E ora andiamo alle dolenti note. Milik 5. A Milik do 5. È vero, nel primo tempo era troppo isolato. La Juve non può giocare col 4-3-3 perché perdiamo un giocatore veramente. E lui, tra l'altro, ingabbiato dalla difesa del Lecce anche. Oggi non mi è piaciuto Milik assolutamente. E ora veniamo ai sostituti. Ken, rimanendo in tema di attacco, Moise Ken 5 e mezzo. Un passo indietro rispetto alle altre partite, impreciso quando è entrato, nervoso nel finale, battibecchi con gli avversari, 5 e mezzo perché un passo indietro rispetto alle ultime apparizioni. Bonucci senza voto, entra nel finale, vabbè. Ealing Junior ci do 6 più, fa l'assist. Entra, è un peperino veramente. Questo è un ragazzo che veramente. Questo è campione del mondo a livello di under 19 con l'Inghilterra. È un ragazzo veramente da tenere d'occhio. È un ragazzo da blindare quanto prima che ci mettano gli occhi dalla Premier League. Ok? Perché purtroppo è così. Lui è scuola Chelsea. Il Chelsea ha un ottimo vivaio, Mason Mount, Abraham, Chalobah, eccetera, eccetera. Ah, a proposito, dimenticato un'altra storia della quale parlerò. E veniamo a Fagioli. Fagioli, cosa gli puoi dare se non 7,5? Intanto entra e cambia la partita, nettamente il migliore in campo. Fuori McKennie, quando io parlo di McKennie, la differenza tra lui e Fagioli si è vista tutta. A parte il discorso dell'argentino che abbiamo preso, che per me è inutile. Tiene palla, ha personalità, non ha paura di farsi dare la palla a marcato, ti fa quel gran gol. Che altro cazzo gli vuoi dire? Siamo di fronte, secondo me, a un predestinato. Perché già l'anno scorso si vedevano i colpi di questo ragazzo. Va bene così. Allenatore, no comment, come al solito. Lecce è 5 e mezzo. 5 e mezzo.
Purtroppo lo devo dire da pugliese, 5 e mezzo, perché a parte quei 5 minuti finali dove il palo più che altro un errore di interpretazione sbagliata da parte della difesa juventina, a parte quei calci d'angolo, il palo e due o tre calci d'angolo nel finale, onestamente non ha mai impensierito la Juventus. Fino a quel palo lì non ha mai impensierito una Juventus così rattoppata, rabberciata. E così, mi spiace dirlo, si finisce dritti in B. Si finisce dritti in B. E Coda faceva tanto per questa squadra. Ma tanto, ta Coda, Di Mariano facevano tanto per questa squadra. Il Lecce da questo punto di vista si è tanto indebolito in avanti. Magari non piglia imbarcate, ma se non fai gol, fai poca strada. Raga, buonanotte, iscrivetevi al canale.